Mi sveglio, o meglio, mi alzo dal letto. Oggi è il 30° giorno di fila che dormo meno di 3 ore a notte. Da quando loro mi hanno messo in quarantena, non posso più addormentarmi. Se loro arrivassero mentre dormo, da più di un mese ormai non posso più uscire di casa. Tutti sanno che la colpa è loro, ma nessuno vuole ammetterlo. Stanno recitando tutti, in televisione, al governo. I miei amici, i miei familiari, tutti. Devono averli sicuramente corrotti. D'altronde si sa, loro sono molto potenti. Faccio colazione, mentre mia mamma mi guarda e mi chiede come va. Faccio finta di niente e le rispondo tutto bene. Ma dentro di me so che loro le hanno chiesto di chiedermelo. E la cosa mi fa paura. Ma non posso dirlo, se no loro se ne accorgerebbero. Torno in camera per vestirmi, ma non so che senso abbia, tanto non posso uscire. Allora potrei tornare a letto, ma se loro entrassero mentre dormo? No, devo stare più attento. Non posso e non devo essere vulnerabile. Decido di vestirmi comunque. Poco dopo mia madre mi porta le medicine. Faccio finta di prenderle, ma so che in realtà quelle non sono le mie medicine, ma del sonnifero che loro hanno dato a mia madre per farmi addormentare. Passo la mattinata a guardare fuori dalla finestra. Dove sono? Guardo ovunque. Vedo macchine, moto, persone, cani. Ci vedo molto bene. Eppure non riesco ad individuarli. Ma io so che loro mi stanno osservando. Ma sono molto bravi a nascondersi. Il tutto viene interrotto da un urlo. È mia madre. Mi chiama. È pronto in tavola. Vado a pranzare. Mia madre accende il telegiornale. Si parla della pandemia, dei morti, degli ospedali pieni fino a scoppiare. Ma io so che è tutto finto. In realtà stanno parlando di me. Stanno recitando tutti e sono molto bravi a farlo. Ma con me non ci riusciranno. Perché io so che è tutta una farsa. E devo riuscire a fuggire. Ma dove? Loro hanno chiuso tutto. Porti, aeroporti, autostrade. Sono stati molto bravi, ma non mi avranno. Passo il pomeriggio a guardare la televisione, ma i programmi, le pubblicità, tutti i servizi che vedo stanno parlando di me. Sono rivolti a me. Parlano in codice, è ovvio, ma so che parlano di me. Ma a chi dirlo? Tutti gli altri sono d'accordo con loro. Sono da solo contro tutti. Anzi, da solo contro tutti loro. Di sera non mangio, perché con l'oscurità loro potrebbero avvicinarsi senza che io me ne accorga. Allora vado in camera mia e resto per ore seduto sul letto guardando la porta. So che prima o poi loro arriveranno.